Sai, le vittorie consecutive aumentano sempre il rischio di sconfitta, nel senso più vinci più c'è l'alta percentuale di perdere. Insegna Perugia di sera in Coppa Italia, veniva 14 vittorie consecutive, prima o poi deve perdere. Abbiamo perso la seconda gara con Tuscania, è una gara importante perché alla fine sono quegli scontri diretti che poi ti riporti dietro anche nella pool promozione della seconda fase, però ecco, non è un dramma e a differenza della prima gara abbiamo giocato, abbiamo dimostrato a noi stessi soprattutto che potevamo anche vincere 3-1, non sarebbe stata una partita, un risultato meritato sicuramente sarebbe stato il 3-1 per noi, non siamo stati capaci di portare a casa il 3-1, per cui questo ci deve far pensare per l'ottica futura di migliorare quelle cose che ancora ci mancano, che è costanza nei momenti importanti. E Castellana è il big match, siamo primi a pari punti, c'è poco da dire, nel senso sappiamo che dobbiamo andare giù. E come l'andata dopo la sconfitta con Tuscania abbiamo reagito molto bene e mi aspetto la stessa prestazione anche domenica. È il minimo, anche perché già iniziamo a guardare a fare i conti per quanto riguarda la pool promozione, per cui perdere a Castellana vorrebbe dire dare a Castellana un vantaggio abbastanza notevole. Per cui ecco, ragazzi, si stanno allenando molto bene, in settimana non c'è assolutamente niente da sottolineare, solo che si stanno allenando in palestra, stiamo facendo un po' di salti con le palestre per motivi magari climatici, però per il resto dal punto di vista tecnico sta andando tutto molto bene. La settimana di lavoro anche da parte di tuo, credo alcuni un po' errori di troppo, magari anche fase contrattacco, anche battuta, insomma, si è detto anche la scorsa volta di quella partita. L'errore più costante che viene dopo certe sconfitte, l'errore che salta all'occhio, sono le battute sbagliate. Non tanto totali nel campo della partita quanto in alcuni set. Per cui ci sono dei set che sbagliamo 8 battute, dobbiamo imparare a gestire magari quei momenti importanti. E lì ci sta lavorando lo staff, Paolo, tutto lo staff. Altra cosa che dobbiamo migliorare e lavorarci, e ho visto che ci stanno proprio, lo stanno puntualizzando, è il rapporto muro-difesa. Noi abbiamo una squadra molto forte a muro, però ecco, a parole è un conto, dobbiamo iniziare anche a concretizzare a portare risultati dopo magari dei turni di battute positivi, per cui battere bene non sempre se può servire, dobbiamo battere e murare meglio e ci stiamo mettendo, lo stiamo abbastanza sottolineando. Sembra che ci sia molto equilibrio fra tutte queste squadre, è così secondo me. È il gioco delle parti, nel senso, noi ci siamo abituati oramai a sentirci dire è una corazzata, siamo una corazzata, noi siamo consapevoli che la nostra squadra è forte, magari a differenza delle altre squadre abbiamo l'organico più lungo, la panchina più lunga, ma sta dimostrando Castellana, Tuscania, Spoleto, tante squadre di fare molto bene, per cui corazzata è una parola che fa comodo agli altri dirlo quando ci incontrano. Noi sappiamo che la nostra squadra è forte, siamo consapevoli e sappiamo che andiamo a giocare con delle squadre che ci trattano da prima della classe, ma questo non vuol dire che ci regalano un risultato, anzi, dobbiamo lottare il doppio perché tante squadre hanno dimostrato di venire a Siena di giocare al 110% per dimostrare di essere all'altezza nostra, per cui la corazzata è un termine che fa comodo agli avversari. Castellana ha un ottimo roster, palleggiatore esperto, Garnica, Cazzaniga, anche se questi due la gara precedente non hanno giocato, è un'ottima diagonale. Cazzaniga, anche se datato, esperto, ripeto, è molto forte in battuta, ci ha fatto vedere anche qui in attacco, insomma, è uno dei migliori attaccanti della 2. Due posti 4 brasiliani molto forti, proprio l'assortimento forse migliore dei posti 4 che c'è nella 2. E poi da due centrali, anzi tre centrali che si alternano parecchio, e magari più giovani, però ecco sono loro di livello. Un libero che sta facendo molto bene, Cavaccini, per cui è una squadra veramente allenata da Lorizio, che è molto esperto, per cui ha tutti i presupposti per fare bene, non a caso di prima, per cui non stiamo scoprendo l'acqua calda. Ma allora, noi sapevamo che insomma, ci sarebbe stata questa scadenza perché la Polisportiva ci aveva informato di questa cosa e
e siamo in contatto direi giornaliero con la polisportiva che è la proprietaria dell'impianto per capire come si evolverà la situazione. Non credo che sia, insomma, noi non siamo preoccupati da questo e non dobbiamo nemmeno creare un allarmismo legato a questa faccenda perché credo che sia giustificato come cosa. Sicuramente non è una questione da sottovalutare perché se ci sono state fatte delle annotazioni rispetto a quello che è l'impianto e rispetto a quelle che sono quella che è la struttura, sicuramente devono essere prese con la giusta, analizzate con la giusta attenzione e devono essere fatti i passi giusti per far sì che sia tutto a norma. Noi logicamente non possiamo far altro che stare in comunicazione con quella che è la proprietà. Siamo sicuri che la polisportiva, so che è stata coinvolta anche l'amministrazione comunale, faranno tutti i vari passaggi e tutto quanto necessario per risolvere nei tempi corretti e nei modi più giusti questa situazione, che ripeto, non credo ci sia da creare un allarmismo perché sono faccende che riguardano un po' tutti gli impianti sportivi e non solo e che periodicamente vengono fuori. È chiaro, bisogna starci attenti e non bisogna sottovalutarle, però non bisogna creare nemmeno un allarmismo nei confronti delle persone che magari ci seguono come tifosi o appassionati e che magari non stanno dentro alle dinamiche che sono legate a queste cose e quindi non sono informate nella maniera più opportuna. Quindi, se noi siamo sicuri che Polisportiva insieme all'amministrazione faranno tutti i vari passaggi, da parte nostra ribadiamo e abbiamo già comunicato, insomma, quello che è la nostra disponibilità, anche perché comunque noi giochiamo, viviamo il palazzetto insieme a Menzana, insieme anche poi a tutti i soci della Polisportiva quotidianamente. Quindi abbiamo ribadito quella che è la nostra disponibilità anche in futuro a poter parlare anche di eventuali un restyling, ristrutturazione, quello che sarà, logicamente nei modi e nelle forme che poi dovremo valutare. Anche in un'ottica, insomma, perché se il nostro progetto sportivo continuerà a portare risultati che sono quelli che, diciamo, ci eravamo dati in una fase programmatica iniziale, è chiaro, forse è presto oggi parlare di questo, però comunque è chiaro che qualcosa dovrà essere fatto perché noi ora ci affacciamo ad un evento di caratura nazionale, ma direi anche internazionale, che è quello delle finali di Bologna. Portando il nome della nostra città, portando il nome di tutto il territorio all'interno di una manifestazione nazionale dove ci saranno i top club del nostro paese e tutto il movimento pallavolistico del nostro paese, e lì avremo un'idea di quello che è il massimo campionato che noi più volte abbiamo richiamato anche in fase pre-campionato durante queste settimane. Chiaro è che se noi domani ci dovessimo affacciare in quel modello lì, dovremmo essere bravi a avere tutte le caratteristiche in regola con quel modello lì. E logicamente anche l'impianto deve essere un impianto in linea con gli standard della Superlega, non che non lo sia ovviamente questo, però ecco, tutto deve essere in linea con quello che sono gli standard qualitativi anche che si trovano in una massima categoria. Sono già stati organizzati, se non sbaglio, 5 pullman da Siena, insomma tra Siena e la Val di Chiana, e questo è un messaggio importante perché comunque mancano sempre più di 2 settimane e comunque Bologna è molto vicina, quindi immaginiamo che molte persone arriveranno al palazzetto anche con la propria auto. Però ecco, il numero di biglietti che prevediamo è un numero importante. Andremo a creare una spazio riservato a tutta la nostra tifoseria all'interno dell'impianto, così da avere proprio una bella macchia bianco-blu e Mavillas all'interno di questa arena dove saranno presenti, come dicevo prima, Augusto, insomma, tutte le più grandi società. Grazie.
d'Italia. E questo per noi deve essere un vanto e deve essere e per noi è un onore, insomma, poter essere presenti in un contesto di questo tipo. Quindi i biglietti sul nostro sito si possono trovare tutte le informazioni relative all'acquisto dei biglietti. Qui presso gli uffici del palestra è possibile acquistare i biglietti quotidianamente in orario di ufficio, e poi abbiamo tutti gli altri punti vendita. Logicamente avremo anche la possibilità di vendere i biglietti all'interno dell'evento partita del 22 con la partita in casa.